Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'amaro della nonna. In questa prima fase non utilizzeremo il Bimby. Gli ingredienti per questa ricetta sono le foglioline di rucola selvatica lavate, asciugate e tagliate a pezzetti, la buccia di limone, la buccia d'arancia, alcol puro, una mezza bacca di vaniglia, dei pezzetti di cannella, liquirizia, anice stellato e tarassaco. Iniziamo la preparazione. Prendiamo un contenitore con coperchio e andiamo a inserire all'interno le foglioline di rucola. Le verso il basso con una forchetta. Inseriamo la buccia del limone. L'arancia, la bacca di vaniglia l'andremo a tagliare a pezzetti. Andiamo a mettere la cannella e tutte le altre spezie. Schiacciamo bene con una forchetta. Andiamo a mettere all'interno l'alcol. Schiacciate bene a fondo con la forchetta affinché tutti gli ingredienti vengano coperti dall'alcol. Fatto questo, andiamo a chiudere con un coperchio. E andiamo a conservare in un luogo al buio per circa 7 giorni. Trascorsi 1 settimana, l'alcol si presenta di questo colore verde scuro. Adesso andiamo a filtrarlo in un colino a maglie strette. Bene, dopo aver filtrato l'alcol, andiamo a preparare il liquore. Mettiamo all'interno del bimby l'acqua e lo zucchero. Li andiamo a cuocere per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso aggiungiamo l'alcol. Andiamo a mescolare per 10 secondi a velocità 3. Il liquore adesso è pronto, lo lasciamo raffreddare un po' e lo andiamo poi a attraversare in una bottiglia di vetro. Amaro della nonna. Da servire freddo, liscio o con ghiaccio. Grazie e alla prossima ricetta.